Rita, oggi ho il piacere di presentare gli amici e il gruppo PER, che ha già partecipato alle elezioni regionali e che è un gruppo cattolico che si costituisce finalmente, quindi abbiamo, e poi ci faccio un passaggio più forte, i cattolici che si impegnano attivamente a livello politico. Abbiamo ovviamente, poi saranno loro a spiegare, insomma, in questi mesi più volte ci siamo incontrati, ma io penso che sia una normale e naturale condivisione. Con Angela Ventriglia, soprattutto, poi ci saranno anche candidati Pierpaolo Greco e Gianluca Manganiello, già candidato con noi nel 2016, ma con Angela Ventriglia ci lega una militanza nell'Azione Cattolica, ACR, dove noi siamo cresciuti intorno alla nostra parrocchia e all'epoca il nostro riferimento era Adriana di Trasanda, che con cui tuttora condividiamo, cioè rimane questo rapporto di stima e amicizia. È importante la presenza dei cattolici in politica, cosa che io ho spiegato da tempo. E cosa che io ho deciso già di fare tempo fa, quando ho deciso di candidarmi nel 2009. Ma diciamo, ci voleva proprio la spinta, al di là della loro decisione, e l'innovazione, la straordinaria modernità del pensiero di Papa Francesco, a far sì, a smuovere la gran parte dei cattolici per entrare in maniera attiva in politica. E questo è importante perché noi saremo chiamati a fare delle scelte importanti, ma a parte il discorso Battipaglia, ma il discorso nazionale, il discorso internazionale. E quindi i cattolici devono essere partecipi e attivi in queste scelte. Noi abbiamo un Papa straordinario che è capace di parlare di ambiente, è capace di condannare i potenti della nostra storia. Un Papa che sicuramente è scomodo per molti e a cui va tutto il mio sostegno, un Papa che è umile, un Papa che decide di chiamarsi Francesco, è un Papa che sicuramente in un momento importante e particolare dà un segnale molto forte alla comunità internazionale e quindi finalmente qualcosa si muove. Io mi auguro che dal mondo cattolico continuino le adesioni al di là della nostra qui locale, perché sicuramente c'è bisogno di un rinnovo nella classe politica insomma, qui veniamo tutti i giorni a contatto. Non riusciamo a capire chi è l'altro che ci sta di fronte, perché voi vedete i vari cambi di casacca, uno parla in un modo, poi si ritrova dall'altra parte, poi insomma. Non abbiamo più una nostra identità e io penso che il pensiero cattolico è un pensiero, ma soprattutto, al di là del cattolico, parliamo del pensiero cristiano, quello degli insegnamenti di Cristo, è un pensiero fortissimo, è un pensiero che viene da lontano, è un pensiero che non può mai tramontare, è un pensiero che parla agli altri, è un pensiero che parla ai deboli, è un pensiero che parla ai potenti, è un pensiero che continua a essere rivoluzionario e di cui noi tutti abbiamo bisogno. Quindi io ringrazio il Movimento PER innanzitutto per essersi costituiti come raggruppamento, per il momento regionale, ma io spero e penso e so, poi Angela e Pierpaolo ci racconteranno, che è un movimento in espansione anche a livello nazionale e penso che praticamente spero che diventerà sempre più forte perché abbiamo bisogno di un modo di ragionare diverso, soprattutto in un mondo in cui ognuno pensa a sé, ognuno pensa al proprio conto, ognuno pensa c'è questo individualismo spietato e il cattolico oggi, voglio dire, è quello che fa la differenza. Mi fermo qui, io non sono entrata nel loro discorso, ma lo dico come Cecilia Francese, come persona che comunque fa parte dell'Azione Cattolica. Di cui ne vado veramente fiero, l'ho sempre detto, l'unica tessera che ho avuto è stata questa e che
dire, spero di continuare il mio impegno percorso, perché insomma riusciamo, cerchiamo di accostarci a questo modo di vivere, purtroppo miseri mortali, non sempre magari siamo degni, però cerchiamo di ragionare, di fare in modo che Cristo sia nelle nostre azioni quotidianamente. Buongiorno, io sono, sono Pierpaolo Greco, grazie di essere venuti. Prendo spunto da una cosa che ha detto Cecilia, lei è l'unica ad essere che ha quella relazione cattolica. Io non posso dire lo stesso, perché tra arbitri di cui sono il presidente, Abbattivaglia, Azione Cattolica, tessera per entrare in tribunale in quanto avvocato, tessera di Pepe in quanto sono tesserato, e Abbattivaglia insieme a Angela, uno dei soci fondatori, ne ho parecchie. Tutte però, a parte che mi caratterizzano, a parte forse la tessera dell'avvocato, diciamo, hanno un filo conduttore che li unisce, e che è quello dell'associazionismo. Infatti appunto PER nasce nell'ottica di questo associazionismo, è una rete politica sì, che però prende spunto da quelle che sono le esigenze della base, di tutti coloro che fanno parte di un mondo frastagliato sotto il profilo delle sigle, ma sicuramente unito sotto quello che sono gli ideali e gli scopi. E infatti nasce appunto dall'associazionismo cattolico, nasce da tutte quelle, dagli scout, rinnovamento, azione cattolica, che un bel giorno, diciamo, in seguito a tutti i percorsi che sono stati fatti per aiutare le persone e a fare quella politica con la P maiuscola, diciamo nel senso greco del termine, si sono riuniti e hanno detto: ok, per poter andare oltre le nostre singole forze dobbiamo fare due cose. La prima è che dobbiamo unirci anche al di fuori di quelli che sono i nostri spazi, le nostre salette, il nostro bene che facciamo nelle singole città. La seconda è quella di per fare qualcosa bisogna diciamo anche entrare nelle istituzioni. Per entrare nelle istituzioni bisogna necessariamente candidarsi e quindi ottenere i risultati numerici che necessitano l'elezione stessa. Questo discorso, che andava avanti da anni, ha trovato la sua naturale collocazione, la casa in Pera, appunto, per le persone e comunità, dove appunto si dice tutto, e già l'esperienza nasce prima delle regionali, con la Costituzione, e poi dopo la strutturazione come partito politico. La scelta salire in politica, perché a me non piace il termine scelta, perché credo che sia una cosa più alta che bassa, e anche se siamo abituati a esempi diversi, è stata una scelta travagliata anche nelle nostre comunità, perché come dicevo prima con qualcuno, molti spesso dicono: ma non ti sporcare le mani, ma chi te lo fa fare, diventerai come gli altri, ti infangano. Ed è un rischio che vogliamo correre, perché il cristiano è coraggioso, e in ogni caso il cittadino deve essere coraggioso, perché deve andare contro quelle che sono le possibili insinuazioni, deve andare contro quello che è il sentire comune rassegnato e al peggio, al fatto che i migliori non si impegnino, perché comunque abbiamo già il nostro lavoro, stiamo bene con la nostra famiglia, non vogliamo che l'attaccano. Questo avviene sempre in ogni competizione elettorale. Poi c'è chi fa il politico di professione, che è abituato a lanciare insulti e a riceverli, invece le persone normali che decidono di fare politica magari a volte ci stanno anche male, ma è importante superare questa impasse, diciamo, psicologico, e scegliere di farlo nel miglior modo possibile. Abbattivaglia, dopo l'ottimo risultato sia a livello locale che a livello regionale, dove appunto abbiamo raccolto 24.000 voti, avendo il primo dei non eletti in consiglio regionale, una rete politica nata in pochissimo tempo, dove mancavano pure alcuni candidati in alcune province, penso sia un ottimo risultato. Abbiamo dato continuità, perché ci siamo fidati l'un l'altro delle persone che già conoscevamo e che abbiamo conosciuto, e abbiamo visto che c'è stata una selezione molto forte, che ha portato a tutti coloro che erano candidati ad aderire successivamente a questo progetto. Abbattivaglia ci siamo
è nata, diciamo, con me e Angela, ma sarebbe riduttivo dire che è nata solo con noi. Noi siamo quei due che all'inizio del giornale abbiamo messo la faccia, però sicuramente dietro a una spinta, un'esigenza, delle istanze che ci hanno chiesto in maniera anche pressante di fare questo passo. E la stessa cosa è avvenuta adesso. Infatti la scelta di Cecilia viene dopo una lunga riflessione all'interno del nostro circolo, all'interno delle persone che comunque ci hanno sempre appoggiato e che ci hanno chiesto di impegnarci. Dopo l'adesione, diciamo, a questa scelta di impegnarci, nasce anche la scelta di Cecilia. Siamo confrontati, sia parlando con lei su valori, vabbè, che abbiamo, sono condivisi, quello che ha detto lei, anche data la sua appartenenza all'Azione Cattolica, ma anche su delle esigenze che possono avere le nostre singole comunità, anche i nostri quartieri che rappresentiamo, i vari quartieri di Battivaglia, che comunque a volte possono sentirsi esclusi da questo dibattito politico. Dopo aver a lungo interloquito con lei, è stato il nostro naturale approccio. Infatti speriamo, come ha detto lei, anzi auspichiamo, che più in là sempre più persone possano aderire al nostro progetto e possano migliorarlo, perché appunto dal confronto e dalla diversità nasce il miglioramento, e che possano darci, anche pungolarci, anche correggerci quando sbaglieremo, in modo tale da fare sia che il nostro progetto politico sia quanto più condiviso possibile e quindi tutti si possano sentire protagonisti. Allora, io in verità, perché prima ho detto delle cose, preferirei che una giornalista presente mi ha detto: a me tocca la parte cattiva, devo fare la domanda cattiva. Io parto dalla domanda cattiva, quindi se fai la domanda ravviviamo la situazione e ci confrontiamo. La prima è semplice, no? Alle regionali con De Luca, vabbè che in quel caso anche Cecilia era abbastanza orientata verso il governatore, alle comunali con Cecilia Francesca. Oh, molto semplice. Sì. Molto semplice. Pensavo più cattiva. Questa è la prima. Ah, dai, questa è la prima, ci stiamo riscaldando. Sì, riscaldiamo. Allora, partiamo dal presupposto che abbiamo poco prima, hanno detto: come mai avete solo a ridosso della chiusura delle liste elettorali dato il vostro consenso? Perché la democrazia è lenta, perché la democrazia è fatta di ascolto. È vero o no che la politica non ascolta più? Noi sì, noi ci proviamo. Il nostro circolo fa questo, ascolta le persone e al di là di un eventuale, qualcuno pensava a un diktat regionale, dove praticamente noi avremmo dovuto per forza stare in una coalizione di centro-sinistra, ci è stata data la possibilità di sentire il territorio. Il territorio ha riconosciuto nel lavoro, nonostante ci siano un sacco di lacune, non è che il sindaco qua è perfetto, ha un sacco di cose che gli abbiamo anche detto in privato che non ci stanno bene e che sicuramente dovrà migliorare. Ma è anche vero che avere il mandato per la prima volta significa incominciare a farlo il sindaco. Fare l'opposizione è un altro ruolo, fare il sindaco è un'altra cosa. 5 anni fare il sindaco, i primi 5 impari, forse le consentiremmo di fare qualcosa di più nella città se le diamo fiducia per altri 5 anni. Interrompere un circuito laddove un'istituzione prende forma, secondo noi è un errore. Poi, per quanto riguarda la realtà battivagliese, noi abbiamo aderito a un progetto civico, attenzione, noi non siamo andati da qualcuno che è il centrodestra, perché se qualcuno mi dicesse: scusami, ma voi avete fatto un percorso regionale con De Luca e oggi state a destra, beh, lì sarebbe stato un po' più difficile dire quello che oggi possiamo invece convintamente dire. Noi siamo in un'area civica dove tutti possono essere ospitati. Forse il contrario è meno giustificato. Pensare che in un'area di centrodestra o di centrosinistra vadano a convergere persone rappresentative di un mondo diverso, di una identità che si è andata poi a costituire, perché un uomo che ha fatto sempre un cammino di centrodestra si sposta nel centrosinistra, penso, io nelle precedenti conferenze stampa non ho mai sentito una domanda del genere, fatta, ma non è stata molto rilevata. Cioè, voglio dire, io e Pier Paolo in fondo non rappresentiamo nessun partito, ma una rete politica, un movimento che si è andato a costituire nel marzo 2020, che ha avuto un'affermazione popolare al di fuori di ogni aspettativa.
perché ci davano per cattolici quelli che in fondo pigliano 1.000-2.000 voti e Serra Tirna. E c'è stata la grande sorpresa, forse è un mondo che forse vede nelle persone una loro rappresentanza, perché io rappresento la persona di strada, io non ho un partito dietro che mi ha sostenuto anche nelle precedenti elezioni. Si vede che forse la gente semplice, quando è libera di esprimere il proprio voto, lo esprime conoscendo le persone, e di questo io penso di poterne essere fiera. La seconda è la più difficile. No, è che faccio la maggiore, c'è il collega. No, è andato via, perciò già. Non c'entro, perché non so se c'è altro collega. Oh, mamma mia. Vabbè. È stato chiamato. Perciò. richiamato all'ordine. Vabbè, Angela, se ricordo bene, sei titolare di una ludoteca. Ricordi male. No? No, perché perché la politica va fatta a mani libere. Io sei genitore. Sei genitore, benissimo. Allora sappi che la mia genitorialità l'ho espressa nel 1992 creando una cooperativa di cui sono stata presidente fino a prima delle elezioni, l'esito regionale. Io non sono più né presidente né socio della cooperativa di servizi, perché se no sarebbe stato facile dire però tu hai interesse. C'è gente anche nelle parti vicine che non si fa di questi problemi, ma io sono una persona integra, per cui ho lasciato la mia creatura e la osservo da lontano come un genitore quando il bambino cresce, fa 18 anni, a un certo punto dice papà, mamma, abbi pazienza, adesso faccio da solo. Per cui ho per fortuna un gruppo che lavora benissimo, che fa riferimento a me solo per consigli, perché penso che questo almeno la politica me lo può consentire, ma non ho alcun ruolo all'interno della cooperativa. Quindi nel curriculum della cooperativa di servizi andate a vedere dal notaio quando io ho fatto la richiesta delle dimissioni. Ok, perfetto. Qual è la leggenda che hanno le scuole? Alla fine io ho la possibilità di rispondere, Cecilia, ma ha fatto bene, perché veramente poi quando uno risponde le risposte tu sai. Grazie, anzi queste domande ti ringrazio. Invece di farle sotto i post di Facebook e poi diventa io non le faccio, meglio farle così, almeno uno da chiarimento. Lei lo sa, io su Facebook scritto niente. E io altrettanto penso. Perché non è proprio il luogo per fare i dibattiti politici, li trovo sconfortanti. Vabbè, c'è chi non ha altro modo, e quindi certo. Io spero veramente che queste che sono le domande pungenti vadano un po' accantonate. Adesso siamo in campagna elettorale, adesso dobbiamo pensare al bene del paese, certo. Adesso ci dovete chiedere, ma voi che volete fare? Qualcuno fuori a te, avete qualche idea per questo programma? Allora, noi non abbiamo partecipato al progetto prima, abbiamo letto adesso un programma che però ci apre, noi abbiamo già delle cose da dover aggiungere a quel programma che Cecilia ha fatto nel suo sito, vai in cecilia.it, download, scarica 63 pagine, leggile, no, sto scherzando per dire, e noi abbiamo trovato alcune cose che sono state omesse e proprio perché noi siamo tra la gente avremo modo di completare e dare il nostro contributo forte a questo programma. Ok, con l'ultima domanda. Avevamo detto che il nostro è un canovaccio già quando l'abbiamo presentato, sì. Che si amplierà proprio negli incontri. L'ultima domanda la devo fare alla sindaca, perché c'è una polemica in corso, chiamiamola polemica insomma, alla quale deve rispondere lei. Non so se te ne hai informato Armando, ti immagino la mattina ti passi la rassegna stampa, però c'è un problema dal punto di vista del rispetto della legge elettorale. Della legge elettorale. Ti è stata avanzata questa critica. Nei 30 giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale, quindi già tutto il mese di agosto, non si dovrebbero fare conferenze stampa, soprattutto dal punto di vista politico, come quello di oggi presentazione di una lista, soprattutto non è che non si devono fare, non si devono fare qua. Non si deve utilizzare l'apporto del l'apporto collega. L'apporto ha finito, lui. Lui ha finito con fine luglio. Sta facendo i comunicati lo stesso. Quindi vabbè, ma non è più pagato dal comune. Cioè, è il tuo portavoce personale, no? In questo momento è un mio amico. No, un attimo, però io non i comunicati che invio non li invio più a titolo di portavoce. Infatti, se tu vedi i ricevuti, avvocato Armando Iannisce.
quindi non sono più a titolo di portavoce. Quindi questo tanto dovevo per chiarezza, quindi i comunicati dopo l'11 agosto non sono più come portavoce. Armando ti ha risposto per questo, per quanto riguarda la legge è molto chiara, il sindaco non può fare pubblicità con manifesti, sfruttare eventi istituzionali con manifesti e fare pubblicità, ma continua a fare il sindaco fino a dopo anche l'elezione, quando dovrà essere nominato l'altro sindaco. Quindi non è così, perché guardate nella legge, mi sono informata con il mio segretario comunale personale e con la segretaria comunale personale, per cui la legge è molto chiara in questo senso, è che Battipaglia non è abituata ad avere un sindaco che arriva alle elezioni, quindi siamo sempre stati abituati ad avere un commissario, ma il sindaco deve continuare a fare il sindaco fino alla proclama dell'atto, non deve uscire con i manifesti col timbro del comune per fare una pubblicità in diretta politica, ma può partecipare alle manifestazioni, deve continuare a fare il sindaco e rappresentare la città nelle eventuali manifestazioni. Questo lo posso fare e te lo dico con molta chiarezza, quindi la legge è così, te lo posso garantire, perché che è così. L'annotazione, ma questa è un'altra cosa, poi te lo giro, era su un altro passaggio della legge. E quindi questa io ti ho cosa, risposto a quello che mi hai detto e questa è la risposta, io ti dico che c'è un altro passaggio di cui tenere conto, e poi così è, non è che secondo te basta che vai a vedere nelle altre città che fanno i sindaci con lo stesso stampo, cioè si è sindaci fino a quando non c'è il proclama del prossimo sindaco, quindi non posso lasciare una cosa, non posso utilizzare stampe col timbro del comune a livello istituzionale e direttamente farmi pubblicità, questo no. E infatti i manifesti che vedo sono miei, è scritto la sindaca Francesca, ma sono pagati dalla sottoscritta, ma già da 2 mesi, 3 mesi a questa parte, come pago anche regolarmente l'affissione, mentre c'è qualcuno che selvaggiamente mette i manifesti, copre i manifesti degli altri senza pagare l'affissione, ho pago tutto, il solo pubblico, tutto, anche le fotocopie di Ducas, del programma che vi ho distribuito, 120 euro, li ho fatti fuori, nonostante li potevo fare più di me, perché qualcuno poi dice anche queste cose, questa è politica spicciola, mi dispiace che la politica scende a livelli così frivoli e così meschini, ecco perché c'è bisogno che ci siano persone che finalmente riescono ad alzare il livello culturale e il livello politico, perché si sta facendo una politica fatta di fanghi e di minacce senza dire che cosa io voglio fare nella città. Come giustamente ti ha risposto Angela prima, ditemi che qual è la mia idea della città. Non voglio rispondere alle critiche, qual è la mia idea? Va bene? Abbiamo un mese per parlare di questo. Posso aggiungere una cosa sul programma? In realtà noi già prima delle regionali, ma soprattutto dopo le regionali, che stiamo discutendo delle cose da migliorare per la città, anche perché indipendentemente dalla candidatura, dove è vero, è politica attiva, ma anche non candidandosi si può migliorare la città, quindi questo non è un invito a tutti quanti a candidarsi, perché aiutarla, perché già siamo in parecchi, aiutarla si può fare in tanti modi, si possono fare proposte, si possono fare istanze, si possono protocollare al comune, perché forse la gente ancora non lo sa, alcune cose che la maggior parte si possono protocollare, non è che si può fare semplicemente un post su Facebook, certo la denuncia c'è, ma poi bisogna passare all'azione, bisogna osservare quelle che sono le mancanze nelle strade, perché magari ci sono delle cose che non vanno, si osservano e si... per questo serve il consiglio comunale, che il consiglio comunale è megafono delle istanze delle persone, per questo mi rendo conto che a ridosso delle elezioni, visto lo spostamento delle date, ormai qua è sempre stato a ridosso delle elezioni, visto lo spostamento che si doveva votare a giugno, adesso a ottobre, quindi ogni cosa, ogni iniziativa appare strumentale alle elezioni, ma quello più che altro, secondo me, è strumentale, la campagna elettorale fatta in maniera spiccia, appunto, in senso negativo ovviamente, cioè chiedere il voto e basta, dopo che si è stati assenti dalla città per anni. Questa è una cosa comune, non solo a Battipaglia purtroppo, però noi abbiamo a Battipaglia, vediamo un po' come funziona qui. Per questo sono 63 pagine, sì, io ho letto il programma, manca sicuramente qualcosa dal nostro punto di vista, perché sicuramente non c'era il nostro rapporto prima. Su altre cose magari snelliremo, perché 120 euro di fotocopie, noi le vogliamo
cacciare per tutti quanti, però comunque qualcosa aggiungeremo, ma abbiamo già tutto discusso comunque un anno che ne stiamo parlando, quindi voglio dire. Vabbè. Sul programma andremo nei prossimi giorni, perché sennò qua adesso stiamo parlando del nostro. Grazie. Prego.